Eccoci qua, ciao Alessandro. Allora partiamo da fare una panoramica un po' più generale, una Sigeco tra alti e bassi, no? Un inizio di stagione con buone prestazioni, Supercoppa molto bene, campionato con due sconfitte fuori casa contro due big come Cremona e Torino solo ai supplementari, poi il calo e come ha detto giustamente Crosali molto bene con Agrigento. Ecco, qual è la vera Sigeco? Ti ringrazio per la domanda, molto interessante. Allora, lo stiamo cercando di capire anche noi. Veniamo da una buonissima prestazione in casa con Latina, in casa con Agrigento, scusami, abbiamo fatto invece molto peggio in casa con Latina e questo sicuramente è una cosa che non deve accadere. Stiamo cercando di trovare la nostra dimensione in questa nuova stagione, con una squadra per certi versi nuova, con americani nuovi. E la tua domanda, per rispondere alla tua domanda, la vera Sigeco penso che si debba ancora scoprire realmente a partire già dalle prossime partite e nei giorni di ritorno. Ecco, la sensazione è che la Sigeco dipenda molto dalle prestazioni di Sabatini, che si sta confermando chiaramente uno dei play più forti della categoria. Lo sapevamo già, ma confermarsi non è facile. Il problema forse, Alessandro, è che lui è abituato, sta giocando 36 minuti a partita e in questo modo diventa complicato a mantenere sempre un livello di forma. Può essere che ci sia una soluzione in questa direzione per cercare di preservare un po' appunto Gherardo? Sabatini è il nostro leader, è il nostro capitano, l'abbiamo voluto confermare quest'estate costruendo la squadra anche attorno a lui. Come hai detto tu, è uno dei migliori playmaker del campionato, l'ha dimostrato l'anno scorso e lo staff di Coach Salieri si affida molto alle sue qualità. È vero che 36 minuti a lungo andare durante la stagione potrebbero pesare a un certo punto. Devo dire che anche lui sta vivendo un inizio di campionato di alti e bassi. Penso che dalla panchina giocatori giovani ed energia come Jacopo Soviero, ovvero il cambio dei playmaker, stia crescendo bene e possa dargli minuti di qualità di backup per arrivare magari ad abbassare un po' il minutaggio di Saba, come è stato con Agrigento, dove ha giocato 31 minuti, dove potrebbe trovare la sua dimensione giocando quella media. Ecco, poi ovviamente le partite quando lo richiedono è difficile trovarsi di Sabatini per le qualità che ha e non citiamo oggi, però ecco, credo molto nella crescita di Jacopo in questo caso e mi aspetto anche da lui un salto di qualità nelle prossime partite. Ecco, al netto dell'assenza di Galmarini, che ricordiamo è stato operato e dovrebbe essere a disposizione nel mese di gennaio e quindi non sarà poi subito in condizione, dov'è secondo te l'aspetto su cui la vostra squadra deve ancora migliorare in maniera più importante? Come hai detto tu, Galma entrerà a gennaio, anche noi ad oggi valutiamo nel day by day la sua terapia, sta proseguendo bene, ci aspettiamo comunque di vederlo in campo nel mese di gennaio. Sicuramente per adesso un lato su cui possiamo migliorare tantissimo è il lato difensivo. Le squadre di Cossalieri sono note per le doti difensive, una grande aggressività, un grande ritmo. Per adesso la difesa sta un po' stentando, vuoi per l'interprete, vuoi perché magari la squadra deve ancora capire quello che gli chiede lo staff, però ecco, il nostro obiettivo sicuramente è quello di migliorare da quel punto di vista. Sappiamo che abbiamo gli atleti per farlo, abbiamo anche delle rotazioni abbastanza lunghe, 8-9 giocatori, quindi la difesa sicuramente per me è in primis, non possiamo pensare di vincere tutte le partite come in casa con Agrigento ai 100 punti, ma tenere gli avversari tra i 70 e i 75, cioè quando una partita ti porta punteggi alti, come è successo, Cameron ha trovato una partita da 28 punti, altri giocatori in doppia cifra, però diciamo che la difesa è il primo punto nella mia lista su quale poter migliorare. Due partite consecutive, adesso il calendario contro squadre inferiori in classifica. Juve Cremona lunedì alle ore 20:30, poi Trapani domenica alle ore al Palabanca alle ore 17. È chiaro che guardando il calendario tutti pensano che possano rappresentare la svolta del campionato queste due gare. Esatto, non ci nascondiamo, il nostro obiettivo è cercare di finire il migliore possibile questo giro dell'andata. Sappiamo che abbiamo due avversari sulla carta, tra virgolette, inferiori,
anche se in questo campionato sta dimostrando che ogni domenica ogni squadra può fare l'upset, affrontiamo una partita alla volta. Adesso siamo concentrati totalmente sul match di domani contro Juve, dopo di quello ci concentreremo al 100% con il match di domenica in casa con Trapani. Il nostro obiettivo ovviamente è cercare di fare 2-2, perché in cui deve giocare l'andata con 6 vittorie e 6 sconfitte, per poi guardare il giorno di ritorno, ricordando che ci aspetta subito un match casalingo importantissimo contro la Vanelli Cremona, dove l'andata per poco, andando all'overtime, non siamo riusciti a fare colpaccio, ma come ti ho detto, una partita alla volta, concentrati al massimo fin da lunedì e poi vedremo, insomma. Un'ultima battuta, Ale, poi ti lasciamo la squadra a preparare appunto questa trasferta di domani. All'inizio della stagione il mondo Assigeco ha detto correttamente l'obiettivo è fare un campionato simile a quello dell'anno scorso. Ricordiamo che siete arrivati in semifinale dei playoff per andare in Serie A1, questo per inciso. Comunque fare un campionato importante come l'anno scorso. Visto ad oggi, ovvero sia 11 dicembre, l'obiettivo cambia o rimane lo stesso? Guarda, l'obiettivo deve rimanere lo stesso. Siamo consapevoli dell'inizio di stagione, magari non troppo positivo come l'avevamo in testa quest'estate, però sappiamo che solo col lavoro duro quotidiano i risultati possono arrivare. Abbiamo massima fiducia dello staff, dei giocatori, la società quest'estate ha investito molto per creare un nucleo il più competitivo possibile, con tanti ragazzi di prospettiva. E sicuramente questi ragazzi saranno destinati solo che a crescere in futuro. Mi aspetto grandi cose da loro, mi aspetto un giorno di ritorno compatto, positivo, di crescita globale. E poi se ci risentiremo a marzo ti potrò fare un'analisi più dettagliata, però ecco, l'obiettivo è sicuramente quello di migliorare e crescere. L'obiettivo rimane quello di centrare i playoff, come è stato l'anno scorso, e memore dell'esperienza che i playoff della scorsa stagione ci hanno dato, ovvero arrivare in ottime condizioni con un roster lungo, e poi i playoff sono una lotteria, vince il migliore, vince chi arriva più cinico, quindi l'esperienza quest'anno ce l'abbiamo dalla nostra, vediamo prima di arrivarci e poi affronteremo i playoff al massimo, quello che abbiamo sempre fatto.